Allora, la giornata sappiamo benissimo come è iniziata, è meglio lasciamo perdere, speriamo bene, non sappiamo che fine faremo, siamo tutti in attesa. Come iniziamo la mattinata? Iniziamo dicendo che c'è gente veramente, veramente parassiti, la parola giusta è parassiti o sciacalli, questa è la parola giusta, perché questa notte gli operatori di Veritas hanno scoperto che qualche imbecille aveva tolto tutte le corde dei bidoncini, cioè praticamente nei giorni scorsi gli operatori Veritas, in previsione del maltempo che sta venendo, per fare in modo che i bidoncini che ci sono su ogni calle non vadano da una parte all'altra, sono stati tutti quanti legati. Questa mattina presto si sono accorti che qualche, ripeto, parassita li ha tolti tutti quanti, quindi loro a correre per rilegarli tutti un'altra volta. Chi avesse visto che è questo imbecille che ha fatto una cosa del genere, stiamo parlando che tutti i bidoni del centro storico erano legati, qualcuno l'ha tolto. Una cosa veramente vergognosa. Vi segnaliamo purtroppo un incidente avvenuto circa mezz'ora fa, alle 9 circa, sulla rotonda del Clodì a Brondolo. Un ragazzo con la bicicletta elettrica, incautamente contromano, è stato investito da una macchina, sembrerebbe che non sia nulla di grave. Invitiamo i ragazzi, insomma, sappiamo che poverini, certi per spostarsi non hanno altro sistema e con questo tempo, se gira con questo tempo in bicicletta, evidentemente non hai altro modo, però cercate di stare un po' attenti, soprattutto in Romea, perché le disgrazie possono succedere. Fortunatamente sembra che non sia nulla di grave e eventualmente se avremo ulteriori informazioni vi aggiorneremo in seguito. Per il momento è tutto, vi rimandiamo al telegiornale primo pomeriggio, vi ricordiamo che il picco di marea in questo momento sono le 10.05, previsto alle 11 con 1,51 m, speriamo bene, e c'è anche prevista la visita del ministro D'Incà, addirittura in municipio, lì come avremo maggiori informazioni vi aggiorneremo anche su quello. Vi ricordiamo sempre che potete ricevere le nostre notizie sempre con WhatsApp e vedete i numeri. Ciao e buona giornata a tutti, ciao ciao ciao.